Allora, buonasera intanto a tutti. La partita secondo me è stata una buonissima gara, condotta magari da noi primo tempo e un po' più equilibrata nel secondo. Accettiamo assolutamente il risultato, anche se magari qualche situazione potevamo svilupparla meglio, però alla fine è stata, ripeto, una gara bella da vedere con tante situazioni. Poi non l'abbiamo chiusa nel primo, abbiamo subito un gol dopo 32 secondi del secondo tempo e lì mi sono arrabbiato per quello, perché non, la concentrazione è un attimo mancata. Poi verso la fine magari potevamo raddrizzarla ancora noi e portare a casa i tre punti, però alla fine accettiamo il verdetto del campo. C'è una buona partita del numero 10, Valenta, che ha segnato. Oddio, sì, Valenta non lo scopro io oggi sicuramente. Diciamo che oggi ha fatto una buonissima gara anche a livello quantitativo, non solo qualitativo, perché ha corso tanto e ha occupato bene gli spazi. Poi magari qualche situazione poteva anche concretizzarla un po' meglio, però per me ha fatto una buona gara, ma la squadra ha fatto una buona gara. Cioè io ho visto una squadra, mi è piaciuta la mia squadra, ecco, quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi. Potevamo vincerla perché abbiamo avuto le situazioni per vincerla, però loro hanno avuto anche una situazione sul calcio piazzato che magari, se becchi gol, sei qui a recriminare una sconfitta, quindi accettiamo il verdetto e andiamo avanti. Parto. Boh, niente, sono contento del gol, ma soprattutto della prestazione della squadra. L'avevamo preparata bene, sapevamo chi avevamo di fronte, il mister ci aveva già avvisati durante la settimana, l'abbiamo preparata bene. Con fame e rabbia abbiamo portato questo punto a casa. Niente, peccato per il gol annullato, però la decisione ormai è stata presa dall'arbitro. Siamo contenti così. Continuiamo su questa via. Certamente. E siamo già focalizzati per la Coppa mercoledì. Prego. E sentiamo se c'è il mister. C'è il mister. Dov'è? È stata una partita, quella di oggi, contro una squadra fortissima, il Chion, se lo sapevamo già alla vigilia. L'abbiamo giocata come volevamo, alla pari, perché dobbiamo dimostrare anche noi che possiamo giocare con queste squadre che sono molto forti, e non è l'unica, il Chion. E la partita si era messa un po' malino perché abbiamo preso gol alla prima occasione per il Chion, siamo stati bravi, abbiamo rischiato qualcosina nel primo tempo, però dopo l'abbiamo meritatamente pareggiata, cercavamo anche di vincerla fino alla fine, abbiamo avuto anche le nostre occasioni e dall'altra parte il Chion nel secondo tempo ha giocato un po' di rimessa, però è stata secondo me una bella partita contro due squadre che volevano giocare e volevano vincerla entrambe. Gol nulla e soprattutto l'espulsione nel primo tempo, no? L'episodio dell'espulsione là, quello è grave. Vabbè, ma c'è espulsione. Sì. Non è stato aiutato l'arbitro da guardare. Adesso dico sta roba qua. No, te con anche lì. Sì, effettivamente ci sono stati un paio di episodi che rivedremo in TV, perché ci hanno lasciato un attimino così, sia il primo tempo una munizione che secondo noi poteva starci in espulsione e poi anche un gol annullato a Yassin su una carica al portiere che sembrava avesse perso la palla, quindi per TV vedremo sicuramente meglio.